match duro. Tu che partita prevedi? È un derby, loro stanno andando forte, stanno andando molto forte. Una squadra ben allenata da un ottimo mister, mister Magliano, che conosco bene. E sarà una partita dura, durissima, dovremo mettere intensità, dovremo rifarci da queste ultime uscite che purtroppo non sono andate bene, ma sicuramente affronteremo al meglio questa partita. Ecco, il riposo può aiutare? Allora, da un certo punto di vista sì, perché arrivava dopo due sconfitte. Da un altro più o meno, perché dopo una sconfitta puoi sempre riniziare a giocare per poterti rifare. Quindi da una parte ci ha dato una mano a recuperare un po' di energie, dall'altra però lo dirà poi il campo domenica se ci ha aiutato o meno. L'anno scorso avevate affrontato l'Olmo, avete vinto voi proprio con un tuo gol. Speri di replicare? Sarebbe bello, sì, anche perché quest'anno non ho ancora fatto gol, ma sarebbe bello portare a casa punti, perché come dicevo prima, arriviamo da due risultati negativi, dopo una buona striscia, e quindi che faccia gol chi vuole, basta portare a casa punti che sarebbero veramente importanti per noi per cercare di finire al meglio il girone d'andata. Ecco, il mister vi sta dando già qualche indicazione? Sì, assolutamente, li conosciamo poi bene anche noi giocatori. Sarà una partita difficile, tosta, loro hanno molto entusiasmo, noi dovremo cercare di sopperire a questo loro entusiasmo andando forte, facendo le cose che proviamo in allenamento durante la settimana. Quest'anno Ecco, tu conosci anche la categoria, quest'anno qualche sorpresa? è un campionato stranissimo, cioè non c'è nessuna squadra materasso, semmai ci siano state in passato. Un campionato difficile dove tutte possono far bene con tutti e bisogna sempre interpretare bene la partita, perché se interpreti male la partita, veramente, come dicevo prima, puoi perdere punti con tutte, mentre se la interpreti bene puoi fare punti con tutte e anche toglierti delle soddisfazioni, secondo me. Grazie.